Come ho trovato papà? La macchina? La vuoi vedere la macchina? Giorno 3, siamo ripartiti dal camping, poi abbiamo fatto colazione al bar Lupo di Sala Biellese, ho preso un pezzo di focaccia nell'alimentare lì a fianco, dove abbiamo anche trovato i biglietti del pullman per tornare a Biella domani da Europa, e adesso siamo in cammino dopo una nottata insonne in cui Luna non ci ha lasciati dormire molto, ma vabbè, questi sono i rischi del camminare con un bimbo piccolo. Era tutto messo in conto. Il percorso riprende come il giorno prima, principalmente nel bosco, su strade sterrate e alcuni tratti di asfalto, fino a Donato, dove ci fermiamo per un caffè. Allora, siamo all'uscita di Donato e memory dell'esperienza di ieri, oggi invece di girare qua a sinistra, che sarebbe la traccia ufficiale del cammino, seguiamo questa deviazione qua a destra che è consigliata per le mountain bike e quindi immaginiamo che vada meglio anche per il nostro passeggino oggi, e poi tra qualche chilometro ci ricongiungiamo col tracciato vero e proprio. Oggi, incredibile, facciamo pranzo col sole. Mangiamo un pezzo di focaccia come abbiamo preso stamattina a Sala Biellese. Siamo già a buon punto perché intravediamo qua davanti a noi, lo vedete là in mezzo, il santuario di Graglia. Dovrebbero mancare circa 3-4 chilometri. Siamo arrivati a Graglia, il santuario che vedete qua, si intravede qua dietro di me. Monica è andata a fare la doccia, invece io e Luna siamo andati a provare le giostre del santuario di Graglia. Com'è questa altalena, Luna? Vai! Oppala, bravissima! Stiamo andando al ristorante del santuario di Graglia per capire se ci danno qualcosa per cena, perché dovevamo prenotare, ma ovviamente non abbiamo prenotato. Abbiamo chiamato di pomeriggio e ci hanno detto che è tutto pieno perché c'è un ritiro spirituale. Infatti noi non siamo a dormire nel santuario di Graglia, ma siamo al Bed and Breakfast Belle Époque, che è qua dietro di noi, e adesso cercheremo di fargli pena con una bimba piccola. Ce l'abbiamo fatta! Yuppi! Tutto merito di Luna! Ci abbiamo fatto pena. Conclusione della terza tappa. Siamo partiti da Sala Biellese questa mattina, dove abbiamo fatto colazione. Poi abbiamo raggiunto agevolmente il paese di Donato. Da lì abbiamo seguito una variante consigliata per le mountain bike, quindi abbiamo seguito la statale per circa un chilometro fino a Ceresito, e poi da lì una stradina che sale su nella collina che va poi a riprendere il percorso ufficiale. Camminare sulla statale non è proprio il massimo, però quel tratto lì era parecchio largo e abbiamo incrociato poche macchine. Dopodiché abbiamo fatto un tratto sali scendi, un po' asfalto, un po' sterrato, e a un certo punto poi c'è una discesa che riporta sulla statale sotto. Da lì poi si vede il santuario di Graglia. Abbiamo seguito la strada asfaltata che sale, poi diventa sterrato e poi diventa ancora più stretto e sentiero di bosco. E lì abbiamo avuto l'ultima parte per arrivare qua al santuario, è stata un po' impegnativa, abbiamo dovuto guadare un torrente, però poi dopo il sentiero diventava ancora più stretto con qualche tratto un po' ripido, quindi poi lì abbiamo preferito prendere Luna in braccio e uno portava Luna, l'altro qualche centinaio di metri, poi
tornava poi dopo di nuovo agevole. Sentiero tornato di nuovo più fattibile. Poi usciti dal bosco, si ritorna sulla strada e passati per questo posto stranissimo dove ci sono queste signore che collezionano la qualunque strane. Puffi, coccinelle, sì, gnomi, sì, le sorprese state, degli ovetti Kinder, esatto, pentole, qualsiasi roba, bambole, esatto, però di tutto di più particolare. Da lì in poi 10 minuti tranquilli si raggiunge il santuario. Per fortuna oggi il tempo tenuto, anzi nell'ultima parte addirittura è uscito il sole. Domani sarà impegnativo, ma ne parleremo domani. Andiamo. Quarto e ultimo, si spera, giorno. Siamo partiti dal santuario di Graglia e la prima tappa è il paese di Sordevolo. Ho letto sulla guida che il primo tratto, questo qua che ci porta a Sordevolo, è sconsigliato per le mountain bike, e quindi abbiamo immaginato anche per il passeggino. Per le mountain bike è consigliato seguire la strada statale, e quindi noi abbiamo intrapreso la strada statale e poi cerchiamo di tagliare alcuni sentieri improvvisando un po' e cercando delle soluzioni che ci evitino il più possibile di percorrere la statale. Poi vi facciamo sapere se ci siamo riusciti. Come affrontiamo i tratti di strada statale col passeggino? Innanzitutto bisogna limitarli il più possibile, però quando c'è da fare un tratto di questo tipo si cammina sul lato sinistro, ovviamente. Uno dei due, chi non ha il passeggino, in questo caso io, sta davanti alcuni metri. Ecco, vedete che c'è Monica con Luna e io sto leggermente all'interno della corsia in modo da farmi vedere dalle macchine che arrivano, e poi ovviamente quando arriva la macchina mi sposto. Diciamo che se qualcuno deve sacrificarsi sono io. Superando qualche ostacolo con un po' di ravanage, arriviamo a Sordevolo, il paese famoso per la rappresentazione della Passione di Cristo, che si svolge solamente ogni 5 anni. Siamo arrivati in qualche modo a Sordevolo, abbiamo seguito un po' la statale e un po' alcune varianti che ci siamo inventati, in qualche modo le abbiamo superate. Adesso ci ricongiungiamo con la traccia ufficiale del Cammino d'Europa, proseguiamo in direzione Favaro e poi da lì verso il Santuario d'Europa. Mancano una decina di chilometri. Abbiamo fatto una sosta nel paesino di Chiavolino, dove una signora molto gentile ci ha visti con Luna e le abbiamo fatto pena, allora ci ha fatto entrare in casa e ci ha dato la possibilità di cambiare la bimba, e quindi la ringraziamo molto. Sul cammino si fanno sempre questi incontri. Eccoci qua al famoso bivio: a destra il sentiero più difficile, a sinistra il sentiero più facile, quello della tranvia. Quello un po' più difficile, probabilmente anche un po' più panoramico, però abbiamo letto che ci sono anche dei guadi da fare e in questi giorni è piovuto tantissimo, quindi col passeggino assolutamente non lo riteniamo fattibile, quindi noi prendiamo il percorso della tranvia. Allora, il primo tratto, dopo aver svoltato a sinistra il bivio, non è molto fattibile col passeggino, infatti io ho Luna in braccio e Monica sta arrivando. Mamma! Con calma, con il passeggino vuoto. Adesso qua prendiamo veramente il tracciato della tranvia e quindi spero che sia più fattibile col passeggino. Se ci passava un tram dovrebbe passarci anche un passeggino, mamma! No? Allora, qua c'è Luna che sta urlando. Il percorso della tranvia è abbastanza fattibile col passeggino perché è tutto bello largo e comunque pendente con parecchie pietre in mezzo, quindi abbiamo faticato non poco. E ci rimane un ultimo chilometro circa
sulla strada statale. Suona il campanello, Luna! Suona il campanello, che siamo arrivati! Suona, suona! Suona. Dai! Brava! Ce l'abbiamo fatta! Quarta tappa, santuario di Graglia, santuario di Europa, dove siamo adesso. Allora, è stata una tappa decisamente impegnativa. E allora, è una tappa impegnativa, lo sapevamo già. Con il fango e ancora di più, con un passeggino diventa molto impegnativa. E magari non vomitare in diretta su YouTube. Allora, siamo partiti dal santuario di Graglia, non abbiamo seguito il percorso ufficiale di Europa, ma abbiamo fatto la statale con alcune varianti che ci siamo inventati noi fino a Sordevolo. Da qui in poi abbiamo seguito il percorso ufficiale. In alcuni tratti abbiamo preferito prendere Luna in braccio perché era molto difficile passare con il passeggino. Poi, arrivati al bivio, abbiamo scelto la variante della tranvia e, a parte il primo tratto che era proprio infattibile col passeggino, dopodiché dopo, quando inizia proprio la vera e propria tranvia, si fa abbastanza, però si fatica, è in salita, è impegnativo. C'è tanto pietrame. Tante pietre, sì sì. Poi l'ultimo pezzo qua sulla statale, 1,5 km per arrivare al santuario di Europa. Esatto. Da Europa è tutto, concluderemo questo video probabilmente a casa, poi in un momento che siamo più tranquilli. Eccoci qua per la conclusione del video, vi lascio ancora qualche informazione che mi avete chiesto. Allora, si tratta di un cammino breve, fattibile quasi da chiunque. Sono in tutto circa 64 km, fattibili o in 3 o in 4 tappe. Se siete alle prime armi, se volete prendervela più con calma, allora lo potete fare in 4 tappe, vi consiglio. E sono 4 tappe da 16 km più o meno, e il dislivello aumenta di giorno in giorno. Il primo giorno sono 200 metri, poi 400, 600 e 800. Quindi l'unica tappa un po' impegnativa è l'ultima, quella che arriva al santuario di Europa. Poi mi avete chiesto in tanti perché avete portato Luna nel passeggino e non nello zainetto. E beh, perché fare un cammino non è come fare un'escursione in giornata. Bisogna portarsi anche tutta la roba per dormire, per mangiare, per cambiarsi, eccetera, eccetera. E quindi come me la porto sulla schiena? Considerate che lo zainetto pesa già 2,5 kg lui, Luna pesa 10 kg, più una borraccia e un impermeabile, vuol dire che ho sulla schiena 15 kg quando vado a camminare con Luna. Se poi devo ancora aggiungerci la roba per dormire, mangiare, eccetera, vuol dire che devo portarmi 20 kg sulla schiena e anche no. L'unica alternativa per noi poteva essere quella di affidarci a un trasporto bagagli. Su tanti cammini esiste questo servizio, ci sono dei taxi, diciamo, dei pulmini che vi portano i bagagli da un posto tappa a quello successivo, a pagamento ovviamente. Si tratta di una roba che non è proprio ben vista dai camminatori puri, però se avete una valida ragione, come in questo caso, vi portate un bambino sulle spalle o magari avete, non so, dei problemi di salute, cioè, secondo me è molto meglio fare un cammino col trasporto bagagli che non fare un cammino, quindi prendetelo in considerazione e sicuramente anche noi ci faremo un pensierino e magari adotteremo questa soluzione per il prossimo cammino che faremo con Luna. Come fare per capire se il percorso è adatto al passeggino? Domanda da $1,000,000. È molto difficile. Andate a cercarvi video su YouTube, parlate con chi ha fatto il cammino di recente, parlate se riuscite con chi ha proprio organizzato, magari tracciato il cammino, e poi potete acquistare una guida. Io ad esempio per il cammino di Europa ho preso la guida di Terre di Mezzo, che descrive proprio nel dettaglio tappa per tappa, non vi dice ovviamente lì si può passare col passeggino e lì no, perché non è fatto apposta, ma dalla descrizione del percorso lo potete capire. Se parla di strada sterrata, allora sì, potete andarci col passeggino. Se magari c'è scritto che c'è un tratto di sentiero stretto con una pendenza elevata, allora lì sapete già che probabilmente avrete delle grosse difficoltà col passeggino, no?
e poi soprattutto in questa guida consigliava delle varianti per le mountain bike e noi abbiamo fatto affidamento su questi consigli. Se siete dei genitori temerari con un bimbo piccolo, informatevi bene sul percorso, pianificatelo bene e armatevi di spirito di adattamento soprattutto, e dopodiché partite. Mal che vada prenderete un mezzo, chiamerete un taxi, bisogna sempre avere un piano B, ma meglio provarci e poi mal che vada si torna indietro che non partire e non provarci neanche. Monica e io stiamo pensando ad un nuovo cammino da fare insieme alla nostra Luna, quindi se avete qualche consiglio scrivetecelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao e buone camminate a tutti!